La novità è che continuiamo nell'organizzare la manifestazione in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Monza, che è un'occasione di grande richiamo, e lo vogliamo fare in sinergia con questo evento, con l'obiettivo di offrire, far conoscere la città e offrire una serie di intrattenimenti, di servizi, di possibilità di stare assieme anche dopo quello che è, al di là di quello che è il puro evento sportivo. Però lo cerchiamo di fare introducendo alcuni temi. Il tema principale è quello della sostenibilità piuttosto che della mobilità, perché il mondo sta riflettendo su questo, le case automobilistiche stesse stanno investendo decine di miliardi di euro a livello mondiale su un nuovo modello di auto, che vuol dire nuovo modello di città, vuol dire nuovo modello di mobilità. E allora abbiamo cominciato in un ambiente rilassato, divertendosi, potendo divertirsi con i propri amici, ma anche introdurre qualche spunto di riflessione, di considerazione, qualche elemento che porti un po' a pensare su quello che potrà essere, che possono essere le città del futuro, la mobilità del futuro. Allora, Confcommercio, Monza e Circondario partecipa con entusiasmo all'evento del Gran Premio. Ogni negoziante viene coinvolto, ogni ristorante, ogni bar verrà coinvolto nell'iniziativa, e vi sono anche delle iniziative specifiche, preciso una simpaticissima: la Città del Sole, un nostro associato, metterà a disposizione delle strutture di gioco per i ragazzi allestendo un'area dedicata proprio a loro. Comunque, per noi è importante seguire questo evento anche solo avendo le vetrine illuminate e allestite in modo tale da ricordare l'evento del Gran Premio stesso.